Dopo aver passato 3 mesi in questa favolosa città, siamo felicissime di presentarvi un video che vi guiderà alla scoperta di Varsavia. Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Innanzitutto, Varsavia è la capitale della Polonia, si trova nella parte centro-orientale del paese, sul fiume Vistola. Si classifica al 10° posto come città più popolose dell'Unione Europea, con ben 1,7 milioni di abitanti. Oggi vediamo la Polonia, in particolare Varsavia, al massimo del suo splendore e della sua crescita economica, anche se tutti sappiamo che la sua storia non è stata una delle più tranquille e delle più gioiose. Infatti nel 1939 anche la città di Varsavia fu occupata dai nazisti, l'intera popolazione fu deportata e la città fu quasi completamente distrutta. Bisognerà aspettare poi solamente il 1945, quando l'Armata Rossa riuscì finalmente a liberare la città. La storia di questo paese e di questo popolo è stato sicuramente segnato per sempre da tutti questi eventi che si sono verificati. Bene, adesso dopo una breve intro partiamo con tutte le informazioni e tutto ciò che c'è da sapere prima di venire a visitare Varsavia. Prima di tutto bisogna scegliere il periodo in cui venire a visitare questa città. Noi vi consigliamo sicuramente da maggio fino ad ottobre, quando il clima è abbastanza mite. Bisogna fare attenzione perché la temperatura d'inverno scende tantissimo, fino a toccare anche i meno 20 gradi, quindi vi sconsigliamo vivamente di venire a gennaio o a febbraio, quando il clima è più rigido. Vi consigliamo però, se stringete un po' i denti, di venire a farvi una vacanza nel periodo natalizio, perché l'atmosfera è davvero magica. A questo punto non vi resta che prenotare il vostro viaggio per venire a soggiornare qui a Varsavia. Allora, per quanto riguarda l'aereo, vi consigliamo la compagnia di Ryanair, perché secondo noi è quella più conveniente. Atterra all'aeroporto Modlin e ci sono 2 aeroporti qui a Varsavia, Chopin e Modlin. Chopin è sicuramente quello più centrale, anche se Modlin è collegato benissimo tramite la navetta. Infatti con 5-6 euro arriverete molto facilmente in centro. Adesso siamo salite sull'autobus che dall'aeroporto ci porta in centro. L'abbiamo pagato 6 euro a testa e dura 45 minuti. Poi, per quanto riguarda la sistemazione, dipende molto se il vostro soggiorno sarà a breve o lungo termine. Da un giorno a una settimana vi consigliamo di prendere un hotel, meglio se in zona centrale, così sarete sicuramente comodissimi per girare tutta la città. Se invece avete intenzione di rimanere più tempo, magari potrebbe essere conveniente guardare su Airbnb un piccolo appartamento. In questo modo avrete la cucina e sicuramente andrete a risparmiare un bel po' di soldi. Prima cosa da sapere quando si viene qui in Polonia è che non c'è l'euro, ma c'è lo swoty. Vi consigliamo di non scambiare i soldi appena arrivate in aeroporto, perché le commissioni sono davvero molto alte, e in generale vi consigliamo di arrivare già con i contanti e non prelevare qui, perché ovviamente prelevare all'ATM comporta tantissime commissioni. Un'altra cosa che vi consigliamo è di controllare bene il vostro bancomat, la vostra carta, perché se potete pagare con la carta, avete poche commissioni con la vostra banca, sicuramente sarà più conveniente, anche perché qui praticamente il 100% dei posti, dei locali, accettano appunto la carta. Se quando starete qui a Varsavia avrete bisogno di prendere i mezzi di trasporto, andate tranquillissimi, perché sono davvero super efficienti. La città è completamente fornita di autobus, tram e 2 linee della metro. Prima impression positiva, anche perché mi sa che è abbastanza nuova la metro di Varsavia. Penso proprio di sì. I mezzi di trasporto qui sono anche molto economici, infatti abbiamo 2 biglietti, uno da 20 minuti a 70 centesimi e uno da 75 minuti da 90 centesimi. Alcuni di voi ci hanno chiesto se serve l'assicurazione medica quando si viene qui in Polonia. La risposta è no, o almeno non è obbligatoria, perché la Polonia fa parte dell'Unione Europea e questo vuol dire che la vostra tessera sanitaria italiana sarà valida anche qui. Un'altra cosa riguarda internet sul cellulare. La Polonia, dato
dato che fa parte dell'Unione Europea, è vantaggiata anche per questo aspetto. Infatti dovete controllare la vostra promozione che avrete sul cellulare secondo il vostro operatore e sicuramente avrete dei giga disponibili da spendere appunto all'interno dell'Unione Europea. Adesso ragazzi divertiamoci, che cosa fare a Varsavia? Innanzitutto noi vi diciamo come abbiamo nella nostra testa suddiviso questa città, ovvero parte antica, ovvero il centro storico, parte moderna, quella con i grattacieli, e lungo fiume. Quindi noi come prima cosa vi straconsigliamo di farvi delle lunghe passeggiate per vedere tutte queste tre parti. E adesso vi facciamo una bella lista di 10 cose che assolutamente non potete perdere se venite qui a Varsavia. Prima cosa, vi consigliamo di salire sulla terrazza del Palazzo della Cultura e della Scienza, che è il simbolo di Varsavia. Vi consigliamo assolutamente di venirci al tramonto perché la luce sarà bellissima e potrete ammirare la bellissima città dall'alto. Il costo è veramente irrisorio perché con solamente 5 euro potrete salire fino all'ultimo piano. Ovviamente se venite qui a Varsavia per farvi una vacanza non potete assolutamente non assaggiare tutte le tipicità polacche, come ad esempio i famosi pieroghi, che sono i loro ravioli polacchi, poi i plaki, che sono le frittelle di patate, e poi c'è la zapiekanka, poi ci sono i bomboloni, c'è veramente di tutto e di più che potrete assaggiare sia nei ristoranti tipici sia street in giro per la città. Visitare i bellissimi giardini della biblioteca dell'Università di Varsavia. I periodi migliori saranno dalla primavera fino all'autunno e potrete scattare delle meravigliose foto instagrammabili. Dovete assolutamente dedicarvi una bella cena sofisticata al 40° piano dell'hotel Marriott, che si trova proprio nel centro moderno di Varsavia, dove potrete ovviamente ammirare una vista mozzafiato sulla città e provare una cucina veramente gourmet, magari accompagnata anche ad un buon cocktail. Questo ristorante si chiama Panorama Sky Bar. Invece io ragazzi sono andata sulla carne, ho preso del pollo alla teriyaki, mi sembra, quindi insomma condito con questa salsa semi agrodolce, diciamo così, e vediamo com'è. Si sente la qualità degli ingredienti. Visitare e magari anche cenare in uno dei tantissimi food hall sparsi in tutte le zone della città. I food hall sono delle ex fabbriche, ex stazioni riprogettati come un grande punto ristoro, diciamo così. Potrete assaggiare qualsiasi tipo di cucina straniera vi venga in mente, dalla cucina giapponese, cucina thailandese, vietnamita, russa, ucraina, polacca, italiana, francese, di tutto e di più. E in generale, come vi abbiamo sempre detto, Varsavia è veramente tantissimo multiculturale, quindi anche in giro per la città vi potrete sbizzarrire e assaggiare tutte le cucine che volete. Se capitate d'estate, nel weekend e soprattutto nel periodo primavera-estate, non dovete assolutamente mancare allo spettacolo delle fontane che si tiene nel centro storico, così tanto per passare una serata diversa, dalle 8:30 alle 21:30. Provare almeno una volta i famosissimi milk bar, dove andrete ad assaggiare proprio la cucina, quella vera, quella tipica popolare polacca, ad un prezzo veramente bassissimo. Con 4-5 euro a testa vi farete un pranzo proprio di quelli della domenica. Se volete provare i piatti proprio quelli veri, tradizionali, siete nel posto giusto. Vi consiglio però di andare a pranzo e non a cena perché chiudono molto presto, verso le 20, e poi soprattutto a cena hanno molta meno scelta di cibi. Per quanto riguarda i musei, noi vi consigliamo di visitare il museo sulla città di Varsavia, che è veramente molto bello e molto intrattenitivo, che si trova proprio nella piazza principale del mercato, ovvero Rynek Starego Miasta. Poi vi consigliamo di visitare il museo all'interno del Palazzo Reale con i suoi bellissimi giardini, e infine il museo Copernico, che è un museo un po' diverso per fare un'esperienza più moderna, ed è un museo sulla scienza.
poi ovviamente ci sono tantissimi altri musei, magari ve li lasciamo scritti qui sotto. La bellezza di Varsavia è che è ricchissima di spazi verdi e di parchi, quindi noi vi straconsigliamo magari di passare una giornata all'interno di uno di questi. Ovviamente non potete perdervi il parco Washenki, che è uno dei più grandi e dei più belli, e magari anche farvi un bel picnic. Se capitate d'estate, da giugno a settembre, di domenica, ricordatevi che fanno un bellissimo concerto al pianoforte di Chopin. Ultimo punto, per chi è interessato alla vita notturna e al divertimento, noi vi consigliamo di provare Level 27, che è un grattacielo dove al 27° piano c'è un locale adibito appunto a discoteca, e quindi potrete ballare e bere tutta la notte, però solamente nel weekend. Invece, se volete una cosa un po' più soft, di giovedì potrete salire al 27° piano e prendere semplicemente un buon aperitivo. Bene ragazzi, quindi questo era il nostro video, diciamo, guida su Varsavia. Speriamo che abbiate trovato tutte le informazioni che cercavate. In ogni caso ricordatevi che sul nostro canale trovate tantissimi video approfondimento. Iscrivetevi al nostro canale se ancora non siete iscritti, lasciate un bel like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!